tecnologici e noi non siamo in grado di produrli. Fortimite Plus. Ma che regaliamo le medicine ai bambini? Quest'anno Babbo Natale ha un grosso problema. La concorrenza. Non ci fermerà più nessuno. Solo un uomo potrà salvarlo. Lo chiamano il re dei pacchi. Allora mettetevi al lavoro, ok? Perché porti gli occhiali da sole? Non sono da sole, sono da sole. Ma tu hai messo le mattonelle nei telefoni. Ma non si può fare. Ah no? Fuggiù, ti trasformerò da Babbo Natale a Babbo Cazzimma. 1 miliardo di follower, pensa come rosica a me fanno. Bro! A jingle bell. Babbo Natale non arriva all'anno nuovo. Cosa metteresti sopra questa meravigliosa camicia ippico rustica? O giubbino chiuso. Ma parlà, stiamo da mezzogiorno a ma parlà, abbiamo aspettato all'ultimo perché siamo educati. Oh, Ale, a ma parlà. E se a ma parlà, parlam. Maricire cosa la maricire di... Oh. Cioè, la dobbiamo finire, ci tenete tutte cose, ainda non è di cima. Ah, a ma parlà, e piazze stanno chiuse, Babbo Natale, arrovamo. Mannaggia, ma guardate. Piazze stanno chiuse il 24, il 31 dicembre, mo Babbo Natale? Ma te pensa, il tempo che noi stiamo parlando, ho potuto finire la messa intervista e non potevo mai ma rimane caduto. Cioè, tu hai capito come? Cioè, ormai non si capisce più niente. Cioè, Babbo Natale sta girando caslit, sta girando caslit. E mo bella pure da mettere 4 frecce, sta da fermare, da aspettare da capire che succede. Ma Babbo Natale pure con la mascherina, con doppio vaccino, tutto. Babbo Natale, ma te capite Babbo Natale prima di trasferire in casa da fotambono? Si fa tambone, niente. Non ti fa trasferire in casa. E me non è una tarandella, per lei se, si vedrà se in una casa e uno a punti circa. Si è scettata e ti senti, ma un green pass, tutto Babbo Natale. No, è battina. Allora, e un regalo, posso fare la porta. Allora ci Babbo Natale se mangio o zambono che l'antice. Che guanta. Perché io so come una verità, no fa una o non guanta. Allora siamo a parlare, parliamo. Penso che abbiamo finito qua di... Assolutamente no, perché adesso inizia. Sì, dopo gli dici, cioè uno parte e... No, io innanzitutto voglio farti i complimenti perché è un Natale particolare questo e in questo momento perché questo film arriva in punta di piedi al cuore del pubblico italiano. Sì, e noi ci proviamo in punta di piedi qua ormai per fare un prodotto e per portare la gente al cinema, non la gente di famiglia, perché fortunatamente ragazzi 20-30 anni i locali sono un poco più rilassati, dovrebbero stare naturalmente anche loro attenti, ma ci stanno proprio le famiglie che non tornano al cinema da anni e quindi questa è una preoccupazione, mi auguro che questo sia un film che possa un po' riunire le famiglie, perché comunque stiamo parlando ormai da tempo, che sta cosa da passare. Io tenevo, guarda che nasce che ci fa, tutti i tamburi. Guarda me, Io tenevo una cosa così. Poco peggio, ma ancora meglio, tamburi. Però diciamo che il cinema è importante, il film, soprattutto questo film che è delle famiglie, è importante andarlo a vedere. Si deve vedere al cinema, che se è un film che te lo godi là, i battute, poi che ti posso dire, faccio anche un racconto all'interno del film dei miei 25 anni di carriera, un po' di tormentoni di una volta, sono ritornato a fare un po' quel personaggio che comunque mi ha sempre divertito e ci ha divertito. E quindi sono felice di questo. Poi dall'altro lato si racconta anche un po' nel film quello che sta succedendo. Quindi sono veramente, Dino, a parte contento ogni volta di fare un film e quindi di avere la possibilità di essere intervistato da te. Comunque non è una cosa banale. Spesso uno si assetta là e dice no, ma è confermato che Dino Piacente fa un programma, ma è sicuro che avviene. Questo ci dà sempre la forza per fare delle produzioni cinematografiche. Poi un bel pantalone così, cioè guardate un po' la soddisfazione che ci dà Dino, un calzone così, cioè ti dà la voglia, no? E ti mettere a tavola di numero sala, poi magari dopo gli togli le briciole e ti fai pure una partita a scacchi. Cioè Dino è uno completo a 360 gradi ed è meglio giocare così che come giocano a Squid Game. Ti hai visto Squid Game? Cos'è Squid Game? Scusa la mia ignoranza, c'è un'età quindi. Allora Squid Game è questa serie TV che praticamente ci sono una serie di concorrenti in questa serie che quando perdono muoiono. Cioè fanno quei giochi tipo un 2-3 stella del good che li gioca là e questi praticamente li hanno riportati e hanno fatto una serie TV. Boh, la cosa che mi preoccupa a me, sai qual è di noi? Che generalmente noi quando era Natale, seduti a tavola, ci vedevamo che te posso dire Natale in casa Cupiello, ci vedevamo Una poltrona per due, Frankenstein Junior, tutti questi film. Chissà, secondo me si vede Squid Game. E già mi immagino quando è bello e buono, dice no, aiuto cazzo cartellone, muoio dalla voglia di giocare. Alla parola muoio, voglio mai immaginare che succede. 3-7 con il morto, chissà, lo ammamiez. Ci sono tanti altri film in uscita, però diciamo c'è Spider-Man, ci sono. E tu hai fatto una battuta molto bella, ci vorrebbe un Babbo Natale travestito da Spider-Man, magari con la borsa di Gucci, così magari. Guarda, per portare la gente in sala, questa è la verità, ci vuole. Per 7-8 mesi, un grande zalone vestito da Spider-Man, Gabuzzo e Gucci, oppure ci vuole la mano di Dios
è nata a mani di San Gennaros e ha mapparato. Sì. Ascolta, la presenza di Christian ormai dopo 7 anni chiaramente in un'altra tua nuova pellicola, ma anche se avete lavorato a teatro, quindi è stato il 4° film con lui ed è stato è proprio una favola di Natale. Poi chiaramente la prima volta anche per Diletta Leotta, che da Campi di Calcio sul set cinematografico, è stato un passo abbastanza difficile. Ma sì, anche registicamente, sai, quando si gira un film ci sta il campo lungo, il campo corto, il campo. Lei era abituata solamente a Wamba, a San Miezzo Wamba, quindi questa cosa ci ha messo un po' in difficoltà. Ma dice, guarda, c'è il campo lungo, e si dice, sì, ma anche i telecamere da zona è meglio, dice, tu può darsi che si vede qualcosa. Quindi questo era il rapporto che ci stava là. Poi alla fine lei, devo dirti, che è stata veramente molto brava, si è impegnata. Poi io le ho detto una cosa importante, ho detto, non essere Diletta Leotta, tu devi essere Giulia, sai che uno, il suo secondo nome è Giulia, quindi io sul set la chiamavo Giulia, cioè, guarda, tu devi essere te stessa, devi essere la ragazza della porta accanto. Qualcuno diceva, voglio capire Palazzo Rustò, però la cosa importante era arrivare a quello, perché questo è il bello. Ma un'altra genialità, come si trasforma Babbo Natale in Babbo Cazzin? Come si trasforma? Perché è troppo buono. Noi viviamo in un'epoca anche di cattiveria, togliendoti che sei una persona buona, ma in generale intorno a noi non è che troviamo strada facile. E quindi ho detto, voglio dire a Babbo Natale di diventare Babbo Cazzin. E là abbiamo spiegato un po' la Cazzin che cos'è, sai che ci stanno vari tipi di Cazzin. Una cosa bella, amici di Weekend Dance, adesso Siani finalmente vi spiega proprio etimologicamente, come parla bello, un frate due carnà. Cosa è la Cazzimma e i vari annessi e connessi? Attenzione, vai Alessandro. Vabbè, innanzitutto la Cazzimma, noi che siamo napoletani lo conosciamo bene, è vero che va fatto anche uno studio un po' approfondito, perché ci sta la Cazzimma, quella la classica, che è la furbizia, essere scaltro, essere intelligente, avere sempre un tornaconto. Poi ci sono pure altre piccole Cazzimme, la Cazzimma Riscigna, quando ci tiene proprio la Cazzimma Riscigna, che è una Cazzimma proprio di quella là istintiva, tiene la Cazzimma di gioco, che è la Cazzimma quella strategica di squadra. Poi ci sono pure la Cazzimma che tiene fine di l'ogni ripiera, è la vera, ma di una cazzina fino a tinta l'ogni ripiera, o frate, veramente con te non si può proprio ragionare. Assolutamente. Allora, perché andare a vedere questo film di chi ha incastrato Babbo Natale? Allora, io mi auguro che questa intervista vada, diciamo, in questi giorni, perché se questa intervista va pure semana il film è inutile che mannamo, quindi mi raccomando, te, perché io ti conosco a te, metti prima dei personaggi e poi magari metti a me. No, nessun, questo andrà sempre fino alla Befana, te lo mando, da oggi. È confermato? Confermatissimo. Sta parlando, frate, sta parlando frate due carnale senza cazzini. Frate lì, frate lui, compagni, meglio compagno, frate cugino, meglio compagni, mi sta parlando lui. Cose, compagni due, frate carnale. E rimane solamente bro e poi veramente ci ha mai a ricoverà. Detto questo, voglio veramente salutarvi e invitarvi a vedere chi ha incastrato Babbo Natale, perché se c'è un momento in cui uno deve ridere e deve stare bene, questo momento si chiama chi ha incastrato Babbo Natale. Penso che abbiamo detto tutto, per i bambini, per la famiglia, per i genitori, per i nonni, tutti al cinema. Per tutti! Chi ha incastrato? Babbo Natale! Babbo Natale, per come sta andando la situazione in generale, secondo me, invece dei regali, è meglio se porti i soldi. Ma è una cafonata, io sento! Ma è una cafonata fratesima! Ma vuoi mettere la magia del Natale quando il bimbo trova sotto l'albero il suo dono? Tu vuoi mettere la magia del Natale quando il papà trova sopra il conto 100 euro? Ma sicuramente non è da Santa Claus. Ma sicuramente era tanta cosa. Ah, tu dici? Babbo Natale, slitta! Ma questa è una slitta! La vergogna! E mo famo buon Natale, buon anno, Weekend. Lo posso fare, io non mi metto scorno. Signori, a grande richiesta. Buon Natale a tutti quanti voi, con il cuore, con il sentimento che possa essere un Natale straordinario, strepitoso, uno di quei Natali che uno non si scorda più, nel senso bello della parola. Un grande abbraccio da Alessandro Siani. Ciao! Questo mio video è bello?